Buongiorno a tutti e benvenuti come di consueto al TG regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia. Vi do subito le notizie più importanti della nostra regione, ma prima di tutto ringrazio RDR1 e Stava Radio per la collaborazione e per gli ascolti che ci sono sempre e continuate ad esserci. Notizie della nostra regione. Tracce radioattive nell'area del Friuli. Rilevato il rutenio 106, l'elemento utilizzato in radioterapia. L'ARPA assicura e dice: non c'è allarme per popolazione e ambiente. Morto a 80 anni Giorgio Brespanger, voce della Mitteleuropa. Brutta notizia è morto Luciano Lunazzi. Il re delle pillole in friulano. È mancato per un malore nella sua abitazione in via Albona. Aveva 35 anni, pittore e artista poliedrico. Aveva girato il mondo, soprannominato Maestro di Vite, cioè Maestro di Vita. Era diventato un personaggio popolare anche sul web. Il giorno di Varmo parlano i familiari delle vittime. Forse li hanno avvelenati. Andiamo a vedere altre notizie. Anzi, questo è un po' anche, sempre continua, cibi contaminati sugli scaffali, spinaci e taleggio ritirati dai supermercati. Emergenza casa in Friuli, oltre 700 richieste per gli alloggi dell'Ater. Il castello di Gemona sarà riaperto in primavera. Assegnati i lavori nell'ultimo lotto, il sindaco ha Chiamo sia ultimato per l'anniversario del sisma. Altre notizie: bimbo conteso tra padre triestino e madre sudamericana. Il tribunale dice resti in Italia. Il tribunale Giuliano ha dato peso alla perizia redatta da una psicologa, cui è stato chiesto se il bambino avesse capacità di escremento rispetto a quanto gli stava accadendo. Trevignano, la morte della piccola Natalia. Ora si indaga per l'omicidio colposo. La perizia medico-legale dei consulenti nominati per la Procura Pubblica di Padova ha ravvisato responsabilità dei sanitari della cardiochirurgia Patavina nel decesso della gemellina avvenuto un anno fa. Andiamo a vedere altre notizie. Codroipo, fidanzata assunta senza concorso, assolto il sindaco e vertici della ZIAC. La Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza del 2015 che ha escluso l'abuso dell'ufficio. Il PM aveva accusato Fabio Marchetti di aver esercitato pressione su Cesare Trissino e Marzio Serena. Arava scritto, dopo l'aggressione fisica disabile, è stato insultato sul web. L'uomo era stato aggredito da alcuni motociclisti che aveva fotografato. Poi sui social sono comparsi post ingiuriosi che sono stati consegnati alle autorità. Udine, sgominata la baby gang degli scippi. La polizia ha identificato ben tre minorenni ritenuti gli autori di una decina di colpi avvenuti nell'ultimo mese. Strappavano le borse delle vittime, sorprese in bici o a piedi, sfuggendo poi con lo scooter. Il libro I campioni alla tavola, 13 ricette su tutto il Made in Italy, Friuli Venezia Giulia. Atleti parlano della loro esperienza e dei piatti preferiti. Infatti, il libro di Antonio Simeoni sarà presentato stasera. Remanzacco, legnaia in fiamme, anziano salvato dai vigili del fuoco. Il proprietario della casa ha cercato di domare l'incendio e poi si è rifugiato in un angolo poco distante. I pompieri hanno faticato a convincere l'uomo a lasciare il riparo. C'è stato un cortocircuito all'origine del rogo.
arrestato l'ex terrorista Cesare Battisti. A Udine uccise il maresciallo Santoro. È stato fermato al confine tra Brasile e Bolivia, dove stava cercando di fuggire. Nel 1978, in via Spalato a Udine, sparò contro l'agente di polizia penitenziaria. Mattarella, atteso a Cividale del Friuli il 27 ottobre. I 100 anni da Caporetto, Luca Zingaretti, voce narrante, su un telo la ricostruzione del Ponte del Diavolo. Altre notizie, andiamo a vedere. Codroipo perde sangue dal braccio, maresciallo dei carabinieri lo salva. Il militare ha usato lo spallaggio della propria divisa come lascio mostatico per il conducente di uno scooter caduto in seguito a un incidente stradale. Andiamo a vedere altre notizie, soprattutto del meteo regionale, che è un po' cambiato. Infatti oggi ci sono un po' di foschie, un po' di tempo nuvoloso, il sole che gioca nascondino, diciamo che è un tempo un po' così, un po' colà. Andiamo a vedere invece il tempo per domani. Infatti domani 26 ottobre al mattino piogge sulla costa e zone orientali, forse anche temporalesche. Nel corso della mattinata il tempo migliorerà nella Carnia. Verso il mare sofferà vento di borra di origine sostenuto, e specie sulla costa. Sui monti in quota vento freddo da nord. Nel pomeriggio prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo qualche rovescio temporalesco sulle zone occidentali. Dalla sera farà decisamente fresco nella regione. Infatti le temperature in pianura saranno minime da 10 a 13 gradi e in costa da minime da 13 a 16 gradi. In pianura e costa le massime non supereranno i 17-20 gradi, i 1000 metri 10 gradi, 2000 metri 2 gradi la media. Vediamo il tempo per dopo domani, cioè sabato 7 ottobre. Cielo sereno o poco nuvoloso sulla regione, con qualche temporaneo annuvolamento in tutta in giornata sulle Giulie. Sui monti ad alta quota, vento moderato e freddo da nord. Su pianura e costa, venti di brezza. Di notte, temperature relativamente basse per la regione. Difatti le temperature saranno minime da 5 a 8 gradi e in costa le minime da 10 a 12 gradi. In pianura e costa le massime non supereranno i 18-20 gradi. I 1000 metri 9 gradi, 2000 metri 0 gradi la media. La tendenza per domenica 8 ottobre. Il cielo sarà variabile. Sulla costa potrà soffiare vento meridionale debole o moderato. Le temperature in pianura saranno minime da 7 a 10 gradi. E in costa le minime da 11 a 14 gradi. In pianura in costa le massime non superano 17-20 gradi. In 1000 metri 8 gradi, 2000 metri 4 gradi la media. E infine, per ultimo, la tendenza di lunedì 9 ottobre, cielo da poco nuvoloso a variabile, venti deboli. Le temperature non cambieranno, sono invariate. Bene, dal telegiornale regionale, dal meteo regionale del Friuli Giulia, da RTL1, Estava Radio e Adora Voce Nord-Est, il TG finisce qui. Vi ringrazio per l'ascolto, a risentirci a domani. Mi raccomando, a fra poco però col TG Sport.